Ragazzi, quest'oggi siamo tornati in una nuova serie di Minecraft. Quest'oggi, ragazzi, ci troviamo su Minecraft 1.2.5, versione ufficiale, per andare a fare una seconda stagione indipendente di Minecraft Vanilla 1.0, ma in un nuovo mondo che sarà il mondo di Null. Modalità di gioco survival e creiamo subito il nuovo mondo. Si sta generando il terreno, vediamo dove. Ok, eccoci qui. Ecco! Oh, no, no, pericoloso, pericoloso, pericoloso questo scheletro qua, lo distruggiamo col piccone. Abbiamo già trovato un segno. No, se moriamo adesso, ragazzi. Rumore inquietante, rumore inquietante. Voi i suoni dovreste sentirli? Sì, li sentite? Ecco qua. Ecco qua. Era anche aumentato. Ok, sì, questo qua, ragazzi, quello che avete appena visto è un segno della presenza di Null. E il fatto che si muovano così in modo strano le ombre vanno a, diciamo, dare un segno di presenza ancora più forte. Direi, possiamo farci. Oddio, là c'è un Enderman bianco. Là davanti a noi. Non posso guardarlo perché mi ucciderebbe al 100%. Ha in mano un blocco, però sta arrivando il giorno. Ho sentito camminare. Penso che sia stato qualche animale. Ho la sensazione che questa parte di mondo non dovrebbe essere ghiacciata. Però lo è. Stiamo attenti. Magari facciamo entrare il lupino. Vieni qua. Erobrino, lupino, vieni qua. Cosa c'è di strano? Quando i cani si comportano in questo modo, ragazzi, significa che hanno trovato qualcosa. Ok, soprattutto in questi mondi. Quando si comportano così, ragazzi, può sembrare un comportamento da un mob normale, ma vi assicuro che non è un comportamento normale, significa che hanno visto qualcosa. No, scusa cane, non volevo. No, aspetta. Aspetta. Chi è che ha chiuso la porta? No, 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 no. Io ero qua col cane che saltellava, avete sentito tutti? E la porta si è chiusa, io non l'ho toccata. Ok, e direi di creare qui la mappa. Perfetto. Ok, adesso abbiamo un attimino una visione un po' più ampia di quello che è il nostro mondo. Allora, qua in mezzo c'è la nostra casetta. Quindi basta che io punto così e trovo subito dove è la casetta. Proviamo a prendere una direzione. Comunque, le cose strane sono già lupi. Ok. Ricordatevi. Vi ricordo, per chi se lo fosse dimenticato, la teoria che avevo sui lupi, che appaiono probabilmente perché nei dintorni c'è Herobrine. Perché ricordiamoci che i lupi sono il mob di Herobrine. E Herobrine, qua c'è un bug di luce, mi sa che stiamo andando in una direzione buona. E comunque Herobrine in questo mondo è il nostro alleato, almeno secondo la leggenda dovrebbe essere un nostro alleato. Contro Null. E probabilmente Herobrine mette i lupi per cercare di proteggerci da Null. Io cercherò di intrattenervi il più possibile durante questo viaggio. Ok, questo creeper vuole essere due creeper. Oh! Ma cos'è? Un altro! Un altro creeper! Ok, ditemi tutto, ma non venitemi a dire che questo è normale. Quattro creeper? E dobbiamo andare di qua.
dritti di qua. E dovrebbe. Eccolo qua. Eccolo qua, ragazzi. Siamo arrivati. Ok, questo è il villaggio. Questo è il villaggio di cui vi parlavo. Ok, siamo 1000 blocchi distanti da casa più o meno. Oh! Che succede? Oh, ma non ci sono! Non ci sono gli zombie! No, questo ragazzi è il rumore che fanno gli zombie quando picchiano le porte, ma non ci sono gli zombie! No! Non ci sono! E poi, ragazzi, vi dico. Questi suoni dovrebbero sentirsi in difficoltà difficile, ok? A difficoltà difficile gli zombie possono rompere le porte. Prima no. Prima no. Non lo possono fare, ragazzi. Andate a cercare sulla wiki di Minecraft se non mi credete. Perché diavolo è notte? Perché è notte? No, no, aspettate un attimo. La scorsa volta, ragazzi, io ho chiuso il mondo che era giorno, eh. Volevo però, prima di tutto, ragazzi, andare a dare un'occhiata a a qua dove abbiamo visto. C'è un cartello. C'è un cartello lì. Volevo dare un'occhiata perché l'ultima volta qua abbiamo visto scomparire diversi mob. Porca p***a, non ci credo. Non ci credo. Non ci posso credere. Non ci credo. Non ci credo, sembra fatto apposta, non ci credo. Tiriamo via tutta sta sabbia, tiriamo via tutta sta sabbia. Via. Tiriamo via. Guardate qua. Guardate qua cosa cavolo c'è. Null, null. Mi state prendendo in giro? Ma porca... Oh! No, 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 no. No, no, ma cosa... No, ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo in questo episodio? E chiediamo aiuto a Herobrine. Chiediamo aiuto a Herobrine perché non possiamo fare nient'altro. E scriviamo... Herobrine... Virgola, perché siamo anche... Abbiamo anche la grammatica noi. I need... Help significa Herobrine. Ho bisogno di aiuto. Perché abbiamo bisogno di aiuto? È iniziata una guerra contro Null. Se Null ha messo quei cartelli, evidentemente perché non gli stiamo simpatici. E vediamo se ci ha risposto. Ci ha risposto. Ci ha risposto. Avevamo scritto Herobrine, ho bisogno di aiuto. Ti aiuterò. Ci ha risposto. Ci ha risposto, ci ha scritto ti aiuterò. Visto che Null spesso ci attacca utilizzando dei mob, attraverso i creeper e tutto quanto, noi cosa facciamo? Raccogliamo dell'ossidiana e costruiamo una casa anti-Null nel bosco. Nel bosco quello davanti a casa mia, dove non ci sono mai... cioè diciamo dove non ci sono i lupi. Nel bosco davanti a casa mia, proprio abbastanza lontano, dove non c'è più la protezione da parte di Herobrine e quindi Null spesso ci attacca.
Esatto, calcoli perfetti, ci avanza giusto quel poco. Adesso, chiusa la parentesi live, direi di uscire di qua e tornare alla base. Oh mio Dio. Ok, qua c'è un sapling fluttuante, che però mi sa era... Ok, sì, era dell'albero della scorsa volta. Oh mio Dio. C'ha scritto di nuovo. Oh mio Dio, ragazzi, dobbiamo tornare assolutamente a casa. Guardate quanti mob che sono spawnati. Questo non c'era l'altra volta. Costruiamo il mio altare.